Non esiste nessun altro disco sulla Terra che suoni come questo disco. Ciao a tutti, oggi parliamo di Team Drum dei Japan, disco uscito nel novembre del 1981. Per la Virgin Record. Come dicevo prima, non esiste nessun altro disco che suoni come questo team drum. Questo è anche l'ultimo capitolo in studio dei Japan. Questa formazione è composta da David Sylvian, voce, chitarra e tastiera, suo fratello Steve Jansen, percussioni, batteria e sintetizzatori, Richard Barbieri, sintetizzatori e il compianto Mick Karn al basso. E forse questo disco sta nel suo sound, nel suo suono. Particolare, percussivo, i sintetizzatori usano suoni molto percussivi, pochi tappeti, molte percussioni. Questo basso di Mick Karn, questo fritless, questo basso senza tasti, molto liquido. Questo disco che, che ricorda atmosfere orientali, gong, tamburi di latta appunto dal titolo Team Drum. I Japan nascono quasi come una boy band, con questo look molto effeminato molto glam, queste musiche che ricordano David Bowie, Roxy Music, pian piano si trasformano. La trasformazione vera e propria inizia con Quiet Life, dopo l'incontro dei Japan con Giorgio Moroder, che li produrrà Life in Tokyo, introducendo sequencer e un uso massiccio dei sintetizzatori, spostando quindi la loro rotta verso l'elettronica e verso il funky. E i Japan... In questi anni scelgono come seconda casa proprio il Giappone che gli riserverà un grosso successo di pubblico e permetterà quindi alla band di sopravvivere visti i due successi iniziali dei primi due album per l'Ansa Record. Il Giappone e l'Oriente quindi diventa un corpo unico con i Japan, con la band grazie anche alle frequentazioni giapponesi quindi con la Yellow Magic Orchestra di Ryuki Sakamoto, Du e Yuka Fuji che poi diventerà compagna sia di Mick Khan che poi di David Sylvian. Quindi queste frequentazioni permettono ai giapponesi di coagulare il suono orientale e miscelarlo con la New Wave, con la musica occidentale, creando questa particolarità unica nel suo genere, questa New Wave, questa quasi New Romantic, ma loro si dissoceranno da questo termine. Quindi gran uso di sintetizzatori, anzi, prima di Team Drum, Rob Dean, che era la chitarra, abbandonerà il gruppo, permettendo quindi ai Japan di dare sfogo a tutta la loro creatività sui sintetizzatori. Davy Silvia comunque suonerà le chitarre in Team Drum, l'album contiene dei capolavori come The Heart of Parties, che è il brano che apre il disco ma anche e soprattutto Ghost che è un lento, una ballad ma completamente elettronica con questi suoni elettronici che ri potrebbero ricordare quasi la musica concreta, gran uso di sintetizzatori ma c'è anche la strumentale Canton che potrebbe essere quasi un ipotetico inno per la città cinese un altro funky con Still Life in Mobile Homes. Sì, è un funky bianco, eh? non è un funky nero. E le altre due palle di disco sono Vision of China e Cantoning's Boy, che chiude l'album, un brano che, che finisce di colpo come la carriera dei Japan. Forse il brano più debole del disco è Sound of Pioneers, un brano scritto da. Mick che si distacca un pochettino dalle atmosfere degli altri brani. È un brano molto giocato sul basso di Mick carne un gran bel basso, questo suo suono unico, particolare, molto liquido. I Japan dopo questo album si sciolsero. Davy Silvia iniziò la sua carriera solista sfornando perle una dietro l'altra, sempre in collaborazione con suo fratello Steve Jansen e di Mick Carn negli anni ci saranno poi delle collaborazioni incrociate tra i quattro componenti dei Japan più tardi uscirà anche un, un lavoro di tutti e quattro insieme che si intitola Rain Tree Crow che è però è più un lavoro di Sylvian che dei Japan stessi, anche se la formazione è quella. Un ricordo personale che ho di questo disco è che a un certo punto arrivò un mio amico, io avevo 14 anni, 15 anni, adesso non ricordo l'esatta età, e mi diede una cassetta e mi disse, ascolta questi, pochi sono riusciti ad usare i sintetizzatori come i Japan. Ed era vero, Team Drum rimane... Uno dei capolavori degli anni 80, non c'è dubbio su questo. Le sonorità particolari e la copertina filmata da Finn Costello ne fanno un'icona degli anni 80. Ma di quella musica anni 80 non commerciale, non figlia di MTV, ma di quella musica ricercata degli anni 80. La copertina è stupenda, ritrae David Silvian che mangia da una ciotola di riso con la foto di Mao Tse-Tung alle spalle. Un devi Silvia, ancora biondo, platino. Devi Silvian che in quegli anni vincerà anche una specie di contest come l'uomo più bello del mondo. In retro copertina ritrae i quattro Japan seduti su una sedia. Se non conoscete questo disco, cercatelo, vi lascio il link sotto in descrizione. È una testimonianza di quello che gli anni Ottanta riuscirono a sfornare. È uno dei miei dischi preferiti di sempre e Devi Silvian è uno dei miei artisti preferiti di sempre. Vi ringrazio di aver visto questo video, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!